Rapina durante la notte sulla 16 nell'area di servizio Ofanto Nord, nei pressi di Cerignola. Cinque banditi a volto coperto, due dei quali armati di pistola, hanno fatto irruzione nell'autogrill e si sono impossessati di diverse stecche di sigarette e alcuni pacchetti di Gratta e Vinci. Sono quindi fuggiti velocemente a bordo dell'auto con la quale erano giunti nell'area di servizio. Ancora da quantificare l'ammontare del bottino. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia che stanno verificando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nell'area. Assalto al bancomat della banca Biper di Ordona. Intorno alle 3 di notte, ignoti, utilizzando la tecnica della marmotta, hanno fatto saltare lo sportello. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno recuperato banconote per 8.000 euro rimaste incastrate nel bancomat. Non è stato ancora accertato se i banditi siano riusciti a portare via altro denaro. Al vaglio dei militari le immagini delle telecamere di videosorveglianza. I carabinieri di Cerignola, durante un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto il 26enne Lizzi Donato e il 25enne Carlo Battaglino, entrambi pregiudicati cerignolani. I militari, in abiti civili, si sono infiltrati nel quartiere San Samuele, nota piazza di spaccio e fortino del clan Taddone. Avendo notato un sospetto via vai di automobili in attesa nei parcheggi condominiali, i militari si sono messi in coda fino a che i due giovani si sono avvicinati offrendo loro di acquistare la droga. Prima che i due pusher potessero rendersi conto di aver fatto la proposta dei militari, sono stati bloccati ed arrestati. I due sono stati trovati in possesso di 42 dosi di cocaina per circa 22 grammi e di 25 euro frutto della precedente cessione.